che loro stessi vadano a cercare queste cose, le capiscano, le traducano in un dialogo e le automaticamente le portino almeno in una certa quota naturalmente nella loro vita, secondo me è la cosa più importante, perché può cambiare il loro modo di vivere, ma soprattutto gli può dare dei valori appropriati. Si chiama Giona, il progetto con cui oltre 200 studenti aretini insegnano ai loro coetanei i corretti stili di vita. Il progetto è al suo secondo anno ed è stato ospitato alla Borsa Merci di Arezzo in occasione della giornata oncologica aretina, con la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti dei tre istituti coinvolti, l'ITIS Galilei, il liceo artistico Piero della Francesca e il liceo scientifico e linguistico Francesco Redi. In primo piano la prevenzione, spiegata dai ragazzi ai loro coetanei, affrontando anche il tema delle vecchie e nuove dipendenze da cui difendersi. Ad esempio l'anno scorso parlavamo delle dipendenze più classiche come le sigarette o comunque sia le bevande alcolici, che ai noi, ai nostri tempi, sono distribuite ingiustamente e illegalmente soprattutto nei bar o nei tabacchini. Invece quest'anno abbiamo voluto ampliare questo progetto anche parlando di dipendenze che diciamo sono più nascosti, dipendenze fantasma insomma, che sono la dipendenza da cellulare. Ad esempio ci siamo confrontati con le statistiche, abbiamo visto che l'uso di cellulare è molto più frequente e molto più ampio rispetto a quello che per noi era esagerato per 3 anni fa. Capofila del progetto il Calcit, che in occasione del mercatino dei ragazzi, quello più grande, che si svolgerà domenica 14 maggio, avrà un banchino dedicato alla prevenzione. Avremo una postazione dove parleremo di prevenzione, abbiamo invitato i dirigenti della USL, cioè vediamo di utilizzare tutto quello che in questi circa 40 anni il Calcit diciamo, ha messo in piedi, e così pensiamo di essere utili accelerando questo, diciamo, questo progetto di prevenzione, perché i ragazzi penso che prima assimilano questi concetti meglio è.